Un'ora fa, una cassetta metallica chiusa a chiave contenente esplosivo ad alto potenziale del peso di 10 kg è stata trovata davanti a un ingresso secondario della banca commerciale di via Caserotte, nel centro cittadino, poco distante da Piazza della Scala. Un momento. Gli artificieri l'hanno fatta esplodere. Molto. Dopo il sopralluogo dei mariti. Molto triste, molto preoccupante fu il momento della strage di Piazza Fontana, qui a Milano, che ricordo perfettamente. E per capire il sentimento che esisteva allora, bisogna pensare anche al fatto che in quel momento c'erano i colonnelli greci. Non era escluso, perlomeno era comprensibile, razionale, che si potesse avere una preoccupazione che venisse un colpo di Stato fascista in Italia, di cui questa strage, della quale fra l'altro non si, come lei sa, non si è ancora fatta piena luce, il che è una cosa che pesa sulla coscienza civile della nostra nazione in modo molto forte, secondo me. Non si è fatta luce su questa strage, come non si è fatta luce definitiva su molti altri episodi inquietanti di quegli anni. E questo grava sulla nostra coscienza civile. Piazza del Duomo a vedere cosa stava succedendo e trovai che la piazza era gremita di una gigantesca folla che evidentemente protestava contro quello che era successo, e io mi ricordo chiaramente che mi dissi: no, il pericolo è scampato, non ci sarà una svolta autoritaria in Italia. Che ha sempre cercato di partecipare alla vita civile, con passioni ideali grandi, lunghe, che lui condivideva poi con altri come Abbado, come altri musicisti che allora in qualche modo frequentavamo tutti ed eravamo tutti un po', come dire, partecipi di questa vita di passioni civili oltre che di passioni. Anzi, per noi, devo dire, le passioni civili e quelle d'arte coincidevano molto, cosa che invece in questo momento non succede più, succede piuttosto che uno si ritira all'interno delle proprie passioni disciplinari e si distacca dalla vita civile. Questo credo che sia molto grave, ma non è un problema che in questo momento ci competa.
faccio un esempio, per esempio l'inizio del quinto concerto è basato su accordi dell'orchestra, molto semplici, un accordo di tonica, un accordo di sottodominante, un accordo di dominante. Il primo accordo in realtà ha una particolarità perché la quinta non c'è, quindi è un accordo anomalo, in genere non ci si fa caso, ma ha una sua particolarità. Questi accordi, per esempio, in esecuzioni non ispirate, passano come una specie di piedestallo marmoreo del concerto, piuttosto freddo, viene sottolineato solamente l'aspetto celebrativo esteriore di questa musica. Invece in esecuzioni ispirate hanno un'intensità, una forza gioiosa, un carattere di giubilo, per esempio, che fa sì che in quel momento, ascoltando semplicemente l'inizio del concerto, noi abbiamo già tutto l'arco espressivo del concerto chiaro, sentiamo già che cosa sarà l'opera. Già in un accordo ci sarà già tutto, è compreso tutto il clima dell'opera. Nella terza sinfonia, subito prima della ripresa del primo movimento, c'è un'entrata del corno con una tonica, mentre i violini fanno un embrione di accordo di dominante. Gli amici di Beethoven, quando alla prima esecuzione hanno sentito questo corno, sono saltati in piedi e hanno detto: questo imbecille che non ha saputo contare le battute. Invece era esattamente quel che Beethoven voleva. Ci sono delle sovrapposizioni, questo è un passaggio. Discorsi paralleli che si sommano, ma la risultanza è un'armonia nuova che Beethoven voleva. Nel Fidelio, in questa parte dell'ouverture, si aggiunge la tromba. Sovrapposizione di tonica dominante. E per esempio nell'Les Adieux. Aspetta un momento. Non trovo il. Sovrapposizione dei due accordi, scritta dall'autore. Anche in questo passaggio del quinto concerto, in cui si sovrappone i corni e sopra il pianoforte.